Siamo con Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Ditemi qualcosa di voi. Siamo i registi di Magic Alps, che è un cortometraggio che è qui a Italia, Cinema Italian Style, e un cortometraggio che è un anno che sta andando in giro ai festival. Racconta la storia del primo migrante che è arrivato in Italia con un animale, una capra, una storia vera, con Giovanni Storti protagonista, e l'abbiamo fatto anche col supporto di Amnesty International. E sì, all'EFI è la nostra primissima esperienza. L'avete presentato altri festival? Ha esordito a Clermont-Ferrand in Francia, poi sono stati anche a Tokyo, ad Aspen, a Palm Springs, a altri posti in America. E questa appunto è l'ultima tappa di una lunga serie e fortunata, e mai ci saremmo aspettati di arrivare fino qui a Hollywood. È un'emozione enorme. Allora godetevi Hollywood e buona fortuna, good luck. Sabrina, impacciatore, vengo qui a rappresentare il film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, di cui sono una dei protagonisti e ho anche collaborato alla sceneggiatura. Sì, tanto. Sì, Gabriele è adorabile, è una persona adorabile perché ha una grandissima umanità e quindi non è soltanto... E grande umiltà, sì, una persona con delle grandi qualità umane. Che le... Sì, sì, beh, sì, tanto, tantissimo. Sono, diciamo, il mio primo film l'ho fatto proprio con Gabriele Muccino, che era L'ultimo bacio, e l'abbiamo girato nel 2000. Quindi ho iniziato con Gabriele, e con Gabriele effettivamente ho fatto 3 film, perché l'altro era Baciami ancora, e questo è il terzo film che faccio con lui. Poi quando lui ha realizzato The Pursuit of Happiness con Will Smith, mi ha chiesto di doppiare la moglie di Will Smith in Italia, e quindi ho doppiato... E poi ho scritto una canzone per un altro film di Gabriele, Ricordati di me, insomma. Però il primo film al cinema l'ho fatto quasi contemporaneamente con Gabriele Muccino e con Ettore Scola, che è stato il mio mentore, e da lì in poi, grazie a Dio, non mi sono più fermata. No, mi fa piacere, grazie. Hello to attualità. Bye. Cinema Italian Style, e qui abbiamo il Marcello Foncello. Adesso ci spiega lui, perché insomma ha portato su l'Italia con la sua vittoria. Che cosa, che cosa? Adesso vediamo, ancora non abbiamo iniziato. Sono appena arrivato e mi trovo a mio agio come al solito. Allora, tu hai interpretato la parte di... La parte di Marcello. Dove? Il film di Matteo, Dogman. E come ti sei trovato con i cani? Come mi sono trovato? No, io direi come si sono trovati loro con me. I cani come si sono trovati con me. Farei la domanda a loro più che altro. Ah, perché sì, perché i veri protagonisti sono i cani. Eh sì, però insomma tu con i cani. Io con i cani mi ci trovo bene, mi ci trovo a mio agio e... Ce l'ho avuti sempre nella mia vita. Hai dovuto fare un training prima, una scuola, un corso? Certo. Sono stato da Massimo Perla, che è un addestratore dei cani, che lavora da tanti anni nel cinema, è una persona di esperienza e mi ha insegnato tanto. Non basta avere solamente un rapporto con i cani, ma lavorare nel cinema con i cani vuol dire anche avere una tecnica. E Massimo mi ha insegnato questo. Diciamo, ti aspettavi questa vittoria, Cam? Ma io non pensavo proprio né di vincere né di... Pensavo solo di lavorare al film e di fare quello che stavo facendo e basta. Di vivermi la storia, come Matteo mi ha detto. E come hai conosciuto Garrone? Attraverso la porta principale, da un provino. Fatto il provino, ha visto in me la forza che cercava ed eccomi. È molto che lavoro in cinema? Io nel cinema lavoro da 22 anni. Cioè, non ho fatto il protagonista prima, però sì, sono 22 anni che guardo. Giusto, domanda che nessuno ti ha fatto. Mi piace, mi piace. Fatte tutte. No, ma penso che ci saranno tante domande che non mi hanno fatto. Che ne so io. Che ne so, credo. No, la domanda è che cosa mi piace da mangiare? Ecco, questa è una bella idea. Di dove sei tu?
Di Reggio Calabria. Sì, il mio piatto preferito è la pasta con le fave che fa mia mamma. Io mi faccio 700 km ogni volta per mangiarla a Pasqua. Adesso so cucinare, ma mi sono dimenticato e da tanto che non lo faccio. Senti, come hai studiato? Tu hai fatto un seguito di corsi di teatro prima oppure di... No, come no? Certo che ho studiato. Senza studio non si arriva a nessuna parte. Io ho studiato in strada e autodidatta. E mi sono fatto consigliare da buoni maestri. E sei stato bravo. Allora, grazie, sei simpatico. Grazie. Ho attualità. Yes. Ecco. Bene, che ti porti fortuna. Ciao, grazie. Tanto. Why you decide to be an actress? I honestly don't know. Being an actor is such a kind of cycle of emotions and it's incredibly challenging, but you know, I enjoyed performing from a young age, so I was just kind of on that bandwagon from the get-go. How long have you been acting? I've been performing since I was a kid. I was very shy as a child, so you know, I took some sort of respite in performing. And yeah, kind of my whole life. You're not shy anymore. I guess not. Yeah, you know, I hide it really well. I hide it really well. So, your last, movie, feature, or short? What have you done? Yeah, I actually just shot my first feature as a writer-director. It's called Mickey and the Bear. It's about a girl growing up in Anaconda, Montana, which is a very small town in Montana. And it's actually stylistically very inspired by, you know, the Italian neorealist film movement. De Sica is one of my favorite directors, so, you know, it has a bit of that to it, but in a contemporary context. Do you live in LA? No, I live in Brooklyn. I grew up here, though. I was here for 18 years, and then, you know, I wanted freezing cold temperatures, so I moved to Brooklyn. So, good luck for your career. Thank you. Sono Stella. Grazie. Italian Film Festival, Italian Style. È una serata speciale, vero? Buonasera a tutti, sono Alessandro Grande, regista del cortometraggio Bismillah, vincitore del David di Donatello 2018 e per questo scelto come corto eleggibile per rappresentare l'Accademia del Cinema Italiano agli Oscar 2019. E racconta la storia di Samira, una bambina di 10 anni che vive in Italia clandestinamente con suo padre e suo fratello. E una notte si troverà ad affrontare un problema più grande di lei perché suo fratello sta male, il padre non c'è e non sa cosa fare, perché portarlo in ospedale significherebbe in qualche modo essere riconosciuti non avendo i documenti e quindi portare all'espatrio tutta la famiglia. E sta tutto sulle sue spalle. E mi trovo qui a Los Angeles ed è una serata appunto sperduta, no? È un posto magnifico, c'è un'atmosfera speciale. Solo in poche occasioni diciamo ho questa eleganza. Per questo è una serata speciale. Esatto. Grazie mille, grazie. L'importante è fare sempre quello che ci piace. Sempre avanti con coraggio. Tu hai una doppia personalità. Cioè, sono triste e allegra. Ma anche a livello artistico, hai capito? Come no? Come no, assolutamente, poi bisogna prendere il momento giusto. Hai capito? No, ma io tendo comunque, al di là della tristezza e dell'allegria, cerco di essere sempre comunque gentile con gli altri. Quello non me lo impongo nemmeno, trovo che sia il minimo che puoi fare verso gli altri. Quindi diciamo che i miei umori non li faccio pagare alle persone che mi stanno davanti. Comunque, come donna, come ti sei trovata? Tu hai vissuto anche il momento in cui probabilmente non è che perdi il cellulare a portata di mano. Sì, no, mi sono trovata anch'io a volte in difficoltà con persone che erano scorrette e che usavano il loro potere per, come dire, per ottenere favori, ma succede a tutti, è successo normale, a tutte le donne, e di volta in volta mi sono, come dire, comportata secondo la mia coscienza, ecco. Senti, e come regista? Come regista come che... ti sei trovata dall'altra parte? Come hai deciso? Mi piace molto. Sei brava, l'hai dimostrato. Non lo so se sono brava, ma mi piace guardare invece che essere sempre guardata. È chiaro, gli attori vanno diretti, quindi io tratto i miei attori come vorrei essere trattata io dal mio regista. Cerco di guardarli con attenzione, con
amore e poi lasciarli anche liberi di darmi delle sorprese, di sorprendermi, sì. Insomma, brutta delusione nella tua vita, se posso? Una delusione punto di vista che... professionale? Sì. Fate tante nella vita di un attore, sì, e nel nostro lavoro. Una perdita di lavoro, non essere stata presa, non aver voluto fare volte, un tempo. Tante volte ho... sono arrivata molto vicino a fare dei film che poi si sono rivelati importantissimi e che io ci sono quasi arrivata, per esempio. E lì è chiaro che ti dispiace. Però poi ci sono tante altre occasioni che invece sono riuscita ad avere, quindi insomma, diciamo che fa parte della natura di questo lavoro, ecco. Questo è un bel premio, la chiave di Cinecittà, soprattutto se poi riesco veramente ad entrare. Da tutte le parti. Ma guarda che appena tornata a Roma ci provo, eh. Voglio sapere se è solo simbolica oppure effettivamente è utile. Hello to l'attualità. Grazie, ciao.